e l'ultima al Biondi per il Lanciano, l'ultima in assoluto invece per il Delfino Flacco Porto per quanto riguarda la stagione in corso, perché la squadra di Bonati riposa nel prossimo turno il tecnico pescarese squalificato in panchina, il vice Sandro Spinozzi. Il Lanciano che parte meglio in apertura, il Delfino che rischia subito di passare in svantaggio, insistono i frentani schierati da Giuseppe Di Pasquale secondo i canoni di un 4-2-3-1 con Barro punto di riferimento centrale, ed è proprio il calciatore di origini gambiane a portare sull'1-0 il Lanciano in apertura. Bel gol per Barro, il secondo personale in questo mini campionato e vantaggio dei rossoneri. Lanciano che conquista anche un calcio di rigore dopo lo spunto dell'incontenibile Barro, il penalty assegnato da Di Monteodorisio messo giù da Di Benedetto, e opportunità per lui di portare sul 2-0 il risultato, ma dagli 11 metri intuisce Calore che sventa la minaccia, mantiene sul minimo svantaggio la propria squadra, in verità non partita benissimo, tanto che Spinozzi è costretto ad effettuare un paio di cambi prima dell'intervallo. La reazione del Delfino Flacco Porto sui piedi di Rosini, il tocco dentro, il Lanciano che si salva, ma cresce la squadra portuale vicina all'1-1 ancora con Pier Domenico Rosini a tu per tu con Rossetti, spedisce fuori clamorosa l'occasione per il Delfino. Quindi nella ripresa immagini di Claudio Senerchia, entra in cambio con maggiore determinazione la squadra di Bonati che guadagna un calcio di rigore, mano di Cacciotti e Rosini sigla il gol dell'1-1 dal dischetto, quindi parità ristabilita. Ma Lanciano che vuole tornare subito avanti, Di Benedetto tra i migliori dei rossoneri si accentra, c'è una deviazione in corner, sfiora l'incrocio di Benedetto. Adesso la partita è apertissima, il mancino ad opera di Planamente vicino all'1-2, risponde la squadra di Giuseppe Di Pasquale che torna in vantaggio, la combinazione splendida che coinvolge Di Benedetto e Marfisi, il capitano del Lanciano segna il secondo gol personale nel campionato e porta il punteggio sul 2-1, pregevole l'azione che porta al gol. Ci prendono gusto Di Benedetto e Marfisi che vogliono chiudere la partita questa volta con minor sorte, ma altra buona trama di gioco sul versante opposto. Vittorio Rossetti in uscita su Petre, poi interviene Rosini sul fondo, Delfino Flacco Porto a caccia del pareggio. Entra Paravati ed è subito protagonista, para Luigi Sorricchio, giovanissimo, che aveva preso il posto di Tomas Calore all'intervallo, buona partita per lui. Quindi il Delfino Flacco Porto che insiste e trova la via del gol con Petre in chiusura che beffa Rossetti, il pareggio del Delfino Flacco Porto. Siamo sul 2-2, un secondo tempo ricco di emozioni, ancora Paravati, il tentativo del calciatore frentano Lanciano che ci crede fino in fondo come i biancoazzurri del resto, con Petre che prova a sorprendere Rossetti. Prima del finale esordio per Loris Silveri, preparatore dei portieri al posto proprio di Rossetti allo stadio Biondi. Il finale recita: Lanciano 2, Delfino Flacco Porto 2.